Stiamo tanto bene qua, ma che fisici. Senti, terzo posto, cos'è mancato per andare nel secondo? Ho fatto meno gare. Ah, e sei salato in come? Pensate, è stata questa risposta qua. No, dai, parte tutto, va tutto bene quest'anno. Sì, sì, bene. Questa qua? Quella che c'è, arriva da Viverone, lì qua. Brava, brava, sì. Cioè, quindi fa un po' paura quando c'è lei? Sì. Ma come l'avete accettato che una ragazza vi sta davanti qualche gara? È dura. Vita dura sui social, Sei stata davanti quella lì, è successo, vabbè, sei stato onesto, bravo. Senti, vado alla ragazza, faccio prima te. No, va, c'è tutto subito, via, vai, ragazza. Ciao Gio, come stai? Ci siamo visti di Verone, Poi, hai messo dietro un po' di maschietti quest'anno, ti sei tolta un po' di soddisfazioni? Sì, abbastanza. Guarda i ragazzi dell'Azeglio, ti guardano. È stata dura? Un po'. Ma cosa vuol dire? Fatica, impegno, non uscire con le amiche, andare a dormire presto la sera per poi cercare di battere questi qui? Ma allenamento, tanto. Chi ti allena? Papà. Dov'è il papà? Si alzi in piedi, buon uomo. Bravo. Grazie. Papà che lo allena, che bella soddisfazione. Grazie. Risultato in famiglia, quindi. Continua su questa strada perché siamo già in zona podio. Speriamo. Poi devo conoscere altre donne, che nel Piemontese sono le donne che vanno forte, questa è una tradizione. Lo so. Quindi tieni alta la bandiera. Andiamo al vincitore, poi là. Allora, tutto bene? Senti, questa qua, vabbè, l'abbiamo messa dietro, però è da considerare. Cori ha fatto meno gare, verrebbe da dire che hai vinto facile. No, adesso risponde bene. Dipende? Dalle volte, però secondo me è importante anche divertirsi. Sì, è importante divertirsi. Con gli allenamenti come si è messi? Ma bene. Quante volte ti alleni a settimana? Due al massimo, sì. Ok. E ce la fai a vincere quasi sempre? Dipende dalle volte. Dipende dalle volte. Sei un pilota da linea o da fettucciato? Più fettucciato. Bravo.